La tanto aspettata prima vittoria casalinga stagionale è arrivata. La Pistoiese dopo 7 mesi torna a vincere al Melani. Lo fa contro l'Olbia, fra l'altro da sempre una bestia nera per gli arancioni. Un 2-1 finale che fa uscire la squadra fra gli applausi dei tifosi. Tifosi che hanno invece contestato la società durante tutta la gara. Se sul piano del gioco la partita non ha regalato un gran bello spettacolo, è stata comunque una prova di carattere, quella della squadra di Mister Pancaro. Le occasioni nel primo tempo non sono molte, ci provano subito gli ospiti, ma senza successo. Risposta immediata dei padroni di casa, fino al 21esimo, quando si sblocca il risultato. Falcone viene messo giù in area di rigore da Gozzi, è rigore. Dal dischetto il numero 10 arancione non sbaglia e segna l'1-0. Un vantaggio che la Pistoiese riesce a mantenere bloccando le incursioni dei Sardi fino al 40esimo. Il trequartista Lella riesce a superare la retroguardia arancione fino ad un rimpallo che lo porta a tu per tu con Pisseri, superandolo per il pareggio dell'Olbia 1-1. Nota negativa dei primi 45 minuti l'uscita di D'Ametto. Il difensore arancione pare aver riportato un infortunio allo zigomo, ma dovremo aspettare i pareri medici per avere risposte certe. La ripresa vede i primi 20 minuti di calma piatta, ritmi molto scesi. Pistoiese che fatica ad uscire dalla propria metà campo davanti ad un Olbia un po' più vivace. Mister Pippo Pancaro prova allora a cambiare qualche pedina. Esce Valiani, entra Cerretelli, Bordin fa posto a Stiepovic e Lamas a Vitiello. In campo cambia poco fino al 73esimo. Falcone crossa in aria e Stiepovic non fa che appoggiare la palla in rete. 2-1. Minuti difficili per l'Olbia, che si trova ora davanti ad una Pistoiese più viva, pericolosa in diverse occasioni. Ultimi tentativi dei Sardi nei minuti di recupero per agguantare un punto, ma i giochi sono fatti. Un successo che porta la Pistoiese a quota 10, Olbia resta ferma a 7. Gli arancioni, forti di questi 3 punti, dovranno preparare adesso la trasferta del Monday Night del 14 ottobre a Pontedera, dopo un amichevole di lusso al Melani venerdì prossimo con la Fiorentina.